un po' confuso. Ora vediamo un attimo, leggeremo quando uscirà la sentenza e per capire le motivazioni. Erano state queste le prime parole dopo la condanna al termine del processo Coingas ad un anno di reclusione per corruzione sul filone multiservizi. Sempre stato tranquillo, quindi so di non aver fatto mai nulla di sbagliato, di male, quindi sto tranquillo. Per il consigliere comunale dopo la condanna è scattata anche la sospensione dal consiglio comunale per effetto della legge Severino. Roberto Bardelli era stato eletto nella lista Oraghinelli, adesso gli subentrerà Fabio Lucci, il primo dei non eletti. Al centro del filone multiservizi il presunto scambio di favori che secondo i giudici ci fu tra Bardelli e Luca Mendola, diventato presidente di multiservizi e anche lui condannato ad un anno, la promessa di aiuti finanziari in cambio dell'appoggio politico. Sempre su questo filone il sindaco Alessandro Ghinelli è stato condannato a 3 mesi per favoreggiamento, mentre è stato assolto per il resto sia il filone consulenze e quello nomina di Francesco Macri in Estra. L'ipotesi di reato era quella di abuso d'ufficio, sul quale rischiava la sospensione della carica. La difesa del primo cittadino di Arezzo ha già annunciato ricorso in appello. Purtroppo ho dovuto leggere le 5.000 cartelle del processo, ho dovuto studiare tanto, quindi ho dovuto anche impegnarmi su questo processo e forse non ho ottemperato a tutti i miei doveri di sindaco proprio per questo impegno continuo, e da stasera si ricomincia come prima. Sul filone multiservizi è stato invece assolto Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa. Siamo molto soddisfatti ovviamente della sentenza, una soluzione con formula piena proprio perché il fatto non sussiste, quello che abbiamo sempre sostenuto durante il processo, quindi ci sembra una sentenza ovviamente corretta e che rispecchia quello che è emerso durante l'istruttoria dibattimentale. Le motivazioni della sentenza potranno essere lette tra 90 giorni, termine entro il quale verranno depositate presso il Tribunale di Arezzo.